Stefano Puzza. Questo volevo dirvi. Se io darò le dimissioni, sarà colpa di quelli che non permettono ad altri di entrare in corpo a lavorare. Ed è questo che volevo dire. Che non ti, se sono uomini, non danno le colpe agli altri. Dipende dalla loro scelta. Anzi, c'è un'altra opzione. Io mi rivolgo a loro, ma mi rivolgo agli altri, perché questa cosa ho detto oggi. Oggi c'è un clima in porto per cui chi dissente da questo tipo di tendenza, da questa visione, deve tacere. È un clima, non è che sto denunciando che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, ma lo dico. Adesso stanno uscendo tutta una serie di elementi ufficiali, non ufficiali, un po' alla volta comincia a venire fuori in porto il dissenso. Rispetto a questa linea, e di fronte al dissenso, che cosa succede? Che domani non ci sarà uno shock, domani non c'è uno shock, domani c'è una manifestazione che viene spostata dalla città ai varchi del porto. Non si chiama shock, quello non è uno shock, quella è una manifestazione di persone che domani per trovare il porto di Trieste useranno il satellitare, perché non sanno neanche dove sta il porto. E verranno ai varchi del porto di Trieste a impedire a persone che conoscono molto bene il porto di Trieste di poter lavorare. Questa è la libertà. Questa è la libertà. Questo volevo dirvi. Quindi, ripeto, se arriveranno le mie dimissioni, perché mi accorgerò, perché o il CLPT o gli altri portuali bloccheranno il porto a oltranza da dopodomani, le dimissioni le darò e sarà colpa di chi ha originato tutto, che è il CLPT e le stesse.